La pianta del piede in grossa profondità, come in un massaggio di riflessologia, a sentire soprattutto la parte centrale della pianta, quella arcuata, e poi tutto fino a salire al malleolo, premendo davvero tanto fino in fondo sul dorso del piede. Libero le dita, le tiro, in qualche modo me le faccio amiche, per esempio il tendine di Achille, fino a risalire su, mi sento un po' come se lì fosse un blocco unico. Lo faccio su un piede solo e cammino. Guardiamo un po' l'effetto, sentite com'è più vivo, più espanso, più grande, più presente, più attivo il piede su cui abbiamo lavorato. Questo è davvero una costante della bioenergetica che Logan ha così tanto bene notato e poi sviluppato, e cioè il corpo che lavora è il corpo più sano, non è il corpo più depauperato, stanco, affaticato e abbattuto, no, il corpo che lavora in termini bioenergetici e di liberazione, quindi di palpitazione, è un corpo che è più energico, non meno energico. Quindi ci sono situazioni e atteggiamenti che ci danno energia e situazioni e atteggiamenti che ci tolgono energia. Questo è il fulcro di tutti gli insegnamenti della bioenergetica. Per cui lo faccio anche sull'altro piede, entro parecchio dentro la pianta, la stimolo a costo di sentire i dolori, senza problemi, senza paura, con entrambi. I pollici scavo, scavo, scavo. Nella parte centrale sono tutti gli organi interni, quindi ciascun dolore è sempre legato all'organo interno. Ma poi risalgo il calcagno, tendine d'Achille, sono lì, collo del piede, malleolo, e sono qui che stimolo tanto questo piede. Ci potrei stare le ore, farlo, anzi fatelo quando siete sul divano, magari che la sera vi fa solo ed esclusivamente bene. Sto massaggiando tutto il mio corpo quando faccio questo, quindi è molto prezioso. Occupandoci anche stasera come seconda classe dello spazio, della sensazione dello spazio in bioenergetica, è molto importante che parliamo dell'espansione. L'espansione è la sensazione di spazio. Quindi io sento che ho il mio spazio quando da un tot spazio lo espando, cioè sento questa sensazione che ne occupo di più e ne occupo più internamente ed esternamente, se avete capito l'altra volta quello che volevo dire, e cioè mi si rilassano parti interiori, quindi mi sento che gli organi hanno lasciato il posto a un'aria, un respiro, un'espansione, una fluidità. E fuori mi sento come più grande, più capace di influenzare, più proprietario dei respiri e dello spazio che io effettuo mentre mi muovo. Quindi se io mi muovo tra qualche minuto ve lo farò provare, ma lo avete provato già tante volte, soprattutto lunedì scorso. Se io mi muovo da qui e inspiro qui e faccio questo passo, tra qualche minuto sentirò che tutto ha una corrispondenza, una connessione, una risonanza, e che io ho tracciato un mio spazio di appena 1 metro, ma l'ho fatto, è mio, l'ho sentito e vissuto come di mia proprietà, legittimo, nessuno me lo toglie, è un diritto, non l'ho chiesto a nessuno. Questa sensazione sana una pletora di ferite, di intimidazioni, di permessi, di proibizioni, di punizioni che noi abbiamo sentito esserci state somministrate da bambini. Ok?